16.02 e l'atmosfera qui si sta riscaldando, le luci si stanno abbassando perché le domande al buio sono pronte per lui, per Marco Baldini. Su Marco ha avuto un po' di prendifiato Caterina, sì. Guarda. Allora, caro Marco, sai come funziona? Sì. Il LED parla, tu sì. rispondi e io non posso cambiare le domande. No, no, ci mancherebbe. No, alcune volte le posso appellarmi al quinto emendamento? Al quinto emendamento. Farina, sei sordo oggi? Ci sento. È che... Tu impegnati a fare dei super meme oggi per Marco Baldini. E voi twittate, così poi andiamo da lavorare a Farina, così li legge. Almeno faccio qualcosa. Ognuno deve fare il suo. Prima domanda per te. Ah, così partiamo, LED, cioè scusami, qual è stato il giorno più brutto della tua vita? Guarda, in realtà sono due. Uno purtroppo non lo posso dire perché riguarda anche una persona molto vicina e non so se vorrebbe che io lo dicessi, dunque preferisco, diciamo, sorvolare. L'altro è la morte, il giorno in cui è morto mio papà. Io l'ho, fra l'altro... Alle volte uno si chiede se esiste una coscienza anche nell'incoscienza, cioè lui era in coma, io l'ho assistito fino all'ultimo istante perché volevo essere lì quando lui esalava l'ultimo respiro, è venuta un attimo un'infermiera e mi ha detto scusa dobbiamo cambiare un malato, ti puoi spostare un attimo? Come mi sono spostato lui è morto, cioè nell'istante in cui io mi sono girato dall'altra parte ed era in coma. Questo vuol dire che secondo me anche in quei momenti forse c'è un livello di coscienza, forse l'anima, non lo so. Però sono rimasto esterrefatto perché, cioè mi è dispiaciuto perché io volevo essere lì l'ultimo momento. Ecco, quello lì è stato forse il giorno più brutto della mia vita. Io scrissi un post che ancora oggi penso, oggi è nato un uomo grande grande con un figlio piccolo piccolo. Quello forse. Tu mi hai detto che il tuo papà era in coma. Sì. Quindi ti aspettavi che se ne sarebbe andato? No, lo sapevamo. Io volevo essere lì fino all'ultimo istante, però... cioè, lo sapevamo, però anche se lo sai, tu speri sempre che ci sia una scintilla, un qualcosa, che lo risvegli. C'era speranza? No, assolutamente. Aveva un brutto male, l'aveva devastato dappertutto e, anzi, ci dicevano che prima fosse avvenuto sarebbe stato meglio, perché, insomma... Però nel momento in cui è andato in coma, in stato di incoscienza, non sentiva più niente. In quei momenti lì tu da una parte sei contento perché sai che non soffrirà più, però dall'altra ci speri sempre, cioè che ci sia, non ti dico il miracolo perché è una parola grossa, ma che ne so, un risveglio, un qualcosa. Guarda, anche per dirgli un'ultima cosa, quei 2 o 3 minuti, un minuto in cui... torna cosciente perché ti rendi conto in quei momenti che ci sei stato veramente troppo poco con i tuoi genitori. Calcola, io sono venuto via da Firenze, avevo 29 anni e adesso ne ho 60, dunque diciamo non me li sono goduti abbastanza i miei genitori, mia mamma ancora in vita, mio papà no però, ecco. Ma cosa gli avresti detto in quei 60 secondi di coscienza? Guarda, sono veramente pochi, però gli avrei detto sto cambiando, non ti preoccupare più per me e adesso capisco cosa vuol dire tutti i sacrifici che tu hai fatto per noi, fare 2 lavori, impegnarsi, darsi da fare nella vita. Grazie al tuo esempio adesso sono riuscito a capire anche un po' per quello che mi è successo cosa voleva dire per te far tutti quei sacrifici per portare avanti una famiglia. Caro LED, prego. Come sono oggi i rapporti tra te e Fiorello? Li ha sintetizzati molto bene Fiorello qualche mese fa. Ha detto siamo come i Pooh, siamo divisi ma ci vogliamo bene. Siamo separati ma ci vogliamo bene. Però i Pooh hanno fatto tante reunion dopo. Vai, quello sai, nella vita mai dire mai. Se mi richiamasse correrei subito, ci mancherebbe. Capisco giustamente il suo stato un po' di diffidenza e sospetto perché insomma ne ho fatte di ogni, dunque ha tutte le ragioni. Però devo dire che è buono, insomma, gli voglio bene, è una persona che conosco da 30 anni, è una persona con la quale ho riso tanto, tantissimo. Gli ho mandato, come ti ho detto, un messaggio irripetibile quando è sceso vestito da donna
E lui mi ha risposto a un altro messaggio ripetibile, voi immaginatelo. Dunque la goliardia rimane, la voglia di divertirsi c'è, dunque insomma... sì, buoni rapporti direi. Però sai, uno pensa a Albano e Romina, no? Sono tornati a cantare insieme dopo che Albano si è ricostruito una famiglia, ci sono altri figli. I ricchi e i poveri, cioè, hanno superato. Ecco, io non entro nel merito perché non so cosa gli hai combinato. Insomma, magari insomma, più che a lui, diciamo, ne ho combinate di ogni in generale. E ha detto ora basta. Beh, sì, dai, mi sarei stancato anch'io, insomma. Però, insomma, uno cambia nella vita, ecco. Diciamo che adesso lo tsunami è passato, l'ho fatto passare anche io, perché ci ho messo anche del mio. Ti sei impegnato. Diciamo, ho cambiato, Ti sei impegnato. Mi sono impegnato, più che altro a livello personale, cioè perché... è inutile dare la colpa agli eventi, agli altri, non esistono colpe esterne, sempre colpa tua. Nel bene o nel male è sempre o merito tuo o colpa tua. Dunque, adesso ho avuto le colpe, cerchiamo di riconquistare qualche merito, no? Tutto là. Però insomma sì, è una di quelle persone che io metto sotto la categoria amici, che non ho saputo comprendere nel momento giusto, perché lui giustamente ti diceva io non ti do il pesce, ti insegno a pescare. Cioè nel senso io ti do delle opportunità e tu da quelle poi crea la tua sicurezza finanziaria. E io lì allora non lo capivo, lì avevo la testa da un'altra parte e purtroppo ho perso un'occasione. Beh, vedere a Sanremo Fiorello, allora, Amadeus, Savino al Dopo Festival, cioè... Io facevo un programma in radio e il programma era condotto da me con Fiorello. Amadeus faceva i personaggi e Savino era il fonico. Dunque, rivedere loro tre sul palco, quello diciamo è proprio l'emblema degli errori che ho fatto, perché probabilmente, conoscendo la generosità di Rosario, ma insomma, conoscendo anche il feeling e l'amicizia che comunque c'è sempre stata fra Amadeus, me, Rosario, Nicola Savino, probabilmente anch'io sarei stato su quel palco. Però sono cose che succedono, mai piangere sul latte versato, insomma. Però Marco, tu hai detto programma condotto da me, quindi tu eri il conduttore, sì, e gli altri erano i gregari. Beh no, Fiorello era il conduttore e faceva anche i personaggi. Amadeus faceva un personaggio. Però diciamo che tu eri il capitano. E ti ero sei ritrovato... quello che scriveva all'epoca. Ecco, e ti sei ritrovato però a vedere un festival con degli ascolti record, se vogliamo con delle tue creature. Ora, Savino faceva il fonico, sì, però mie creature è una parola grossa, diciamo che li ho aiutati a crescere nel momento in cui erano agli inizi, ecco, questo è più giusto. Una sera durante il festival, non hai detto quanto sono stato... Quella lì, sì, ma l'ho detto all'inizio del festival. Guarda, una volta Fiorello mi disse, se io volessi fare qualcosa con una persona che non sei tu, l'unico sarebbe Amadeus. L'ha fatto, avete visto i risultati, no? 60%. Bravi ancora! Bravi ancora ad Amadeus e a Fiorello e scusate anche a Marco Baldini per dichiarare queste cose. È la verità. Potresti anche non dirle, potresti anche limitarti a rispondermi. Però vedi, ho imparato una cosa, essere onesti con se stessi e con gli altri. Da quanto tempo lo sai? Di Amadeus e Fiorello? Di essere onesti con se stessi e con gli altri. Da quanto tempo l'hai imparato? Ma... O lo applichi? Guarda, ha concorso molto anche la mia compagna attuale, però il processo è iniziato prima. No, non c'è un momento esatto in cui tu ti rendi conto di... Però sono 2, 3, 4, 5 anni, di più, no? Di più, diciamo 6-7 anni. Da 6-7 anni, però calcolando ne ho 60, un po' tardino perché dai 53-54. Scusate, meglio tardi che mai. Hashtag vieni da me, voglio avere i vostri commenti su Marco Baldini. Prossima domanda. Hai mai parlato ai tuoi genitori dei tuoi problemi con il gioco d'azzardo? No, guarda, fra me e i miei genitori c'è sempre stata... Fin da piccolo, bastava uno sguardo per dire ci siamo capiti. Con mio papà e mia mamma ogni tanto, oh Marco, ma è vero quelle cose che leggo? Perché lei è fiorentina, no? Si parla in questa maniera. Ma sono vere quelle cose che leggo? Oppure sono tutte bischerate della televisione? No mamma, purtroppo qualcosa di vero c'è. Qualcosa. Sì, qualcosa, ovviamente minimizzavo. Però siamo rimasti, diciamo, su questi binari qua. Però hai scritto anche un libro, scusa. Il libro no, il film mi sa che l'hanno dato in televisione e l'hanno visto. E,
magari, sai, il film è un po' troppo, diciamo, accorciato rispetto al libro, dove ho spiegato bene le dinamiche della storia. Il film era un film, dunque, secondo me quello l'hanno visto, però non ne abbiamo mai parlato. Cioè, non ti hanno detto abbiamo visto il film, sei tu realmente, No. Mia mamma mi guardava, tipo, ho visto un film ieri sera, e mi guardava, capito? Io capivo che lei aveva capito, lei uguale. Ti vergognavi, Marco? Mi vergognavo tantissimo, certo, perché mio papà comunque e mia mamma mi hanno dato degli insegnamenti diversi. Cioè, mio padre era uno che manteneva una famiglia di 5 persone, si svegliava la mattina alle 6 e tornava la sera alle 9, e spesso faceva il secondo lavoro. E dunque lui è uno che mi ha insegnato sempre che i soldi vanno guadagnati. E tu li andavi a spendere coi cavalli? Cioè, sì, all'epoca sì. All'epoca purtroppo sì. Beh, però vedi, anche questa, colpevolizzarsi va bene, ma fino a un certo punto. Poi si è scoperto, e l'ho scoperto purtroppo molto dopo, che era una malattia, che a tutti gli effetti è una malattia che si chiama ludopatia. E purtroppo non ti rendi conto di essere ammalato, capito? Cioè, lo scopri dopo. Come l'anoressia, secondo te? Guarda, è una dipendenza. E come tutte le dipendenze... Non come è la droga? Sì, come la droga, come l'alcol, come lo shopping compulsivo, come adesso si fa un tanto parlare di shopping compulsivo. Una dipendenza non è mai una malattia di per sé, è sempre il disagio di qualcosa... Cioè, per me la malattia è il cancro, dove tu devi lottare per sopravvivere. Sì. Capito? Ecco perché poi certo, fai fatica. È difficile. No, diciamo un disagio psicologico, ecco. È anzi il sintomo di un disagio psicologico più profondo che ti può portare alla droga, al gioco, all'alcol, può sfociare in tanti modi, può sfociare in tanti modi. A me ha preso il gioco, ma se dovessi dire perché non me lo saprei spiegare. Però tu hai fatto tanti anni di analisi. Ma ho fatto un paio d'anni di analisi, dove una anche lì non hai capito perché. Sì, lì poi l'ho capito. Ah, okay, vabbè. L'ho capito, me l'hanno spiegato, anche lì è una cosa inspiegabile. Nasce tutto da una sindrome di abbandono. Cioè, una sindrome di cui io soffrivo da piccolino, ma in realtà i miei erano presenti. Beh. E se ne sono accorti da un disegno, perché in un disegno di quando avevo 4-5 anni, io sono in mezzo a mio papà e mia mamma, che sono più alti di me, uno guarda a destra e l'altro guarda a sinistra. Io li vedevo così nella mia psiche, capito? Se ne sono accorti da un disegno e da lì abbiamo iniziato a lavorare e hanno tirato fuori delle cose della mia personalità che non mi ricordavo più, capito? Però in realtà no, perché erano presenti, insomma. Non gli posso imputare niente ai miei genitori. Però vedi, la psiche è talmente strana, certo. Ed è proprio quando sei bambino in cui c'è questo imprinting, quando c'è un sentimento negativo che ti si imprime dentro, magari sfocia poi a distanza di anni. Però pensa anche un genitore, mentre tu mi racconti, certo. Io penso a mio figlio e dico... I genitori non se ne sono accorti, ma probabilmente non c'era nessuna manifestazione. Erano anche altri tempi, erano altri tempi prima, non si parlava ancora di ste cose. Adesso c'è molto più controllo. E poi i miei, insomma, lavoravano in maniera pesante, dunque avevano anche poco tempo di starmi dietro proprio, capito? E secondo me non è, cioè, colpa loro, non c'è una colpa in realtà. È accaduto qualcosa per cui mi si è scatenato sto sentimento. Prossima domanda. Sì. Ah, ti preoccupa la differenza di età tra allora, te e la tua compagna? Ricordiamo quanti anni sono. Allora, sono 26 anni di differenza. Lei ne ha 86, infatti. No. Sono, eccola. Sono 26 anni di differenza, lei ne ha 34. Ma ti spiego perché. No, perché la grande è lei. Sono io il piccolo. Ho capito, però alla fine sulla carta d'identità sono sempre 26. Allora, amica, se vogliamo buttarla sul piano fisico ancora reggo. Ma non ho dubbi, se no lei, insomma... Però... Perché una trentenne dovrebbe stare con un sessantenne se non viene soddisfatta? Diciamo, io non so il motivo per cui lei stia con me in realtà. Quindi quella cosa abbiamo capito che c'è. C'è? Ecco. Però a me ha dato una, oltre che vabbè, l'amore che c'è fra noi, proprio una ventata di energia, di forza. Si chiama Aurora, perché si chiama Aurora, sì, diciamolo subito, che se vorrei mai... No, perché già non la si vede. Ah, sì, diciamo, poi... Cioè, non è che è finta. No, prendo le mazzate, prendo... Dicevo, mi ha dato veramente una spinta, un'energia, un'altra vita. Ecco, devo ringraziarla. Sì, ma è sempre merito di voi donne, ragazzi. Oh, bravo, sempre. Baldini, dillo! Sempre! Ricordate! Sciure! È sempre merito di noi donne, sciure anche allora, qui del pubblico! Non nel caso mio!
Sottolineo, non nel caso mio, ma accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna. O meglio, accanto a una grande conquista c'è sempre una grande donna. Questo va. Accanto, a fianco, davanti, dietro. Dai, scherzo. Lorenzo Farina. Allora, in questo momento... Stanno commentando all'hashtag Vieni da me, come hai detto tu chiaramente Baldini e Fiorello sono un po' come Albano e Romina, quindi c'è subito chi ha twittato: Baldini e Fiorello è uno di quei sodalizi artistici che fa parte della storia dello spettacolo recente della radio, andrebbe recuperato assolutamente, diciamo che i social vorrebbero una reunion mettendo questi termini. Poi c'è chi dice: al di là degli errori commessi tutti meritano una seconda possibilità. Beh, comunque Marco la sta avendo, la vita gli ha regalato Aurora. Esatto. Certo. Lavora in radio. Sì. Però di testa vengo qua. Vieni qua e ti vorrei tutti i giorni, lo sanno guarda tutti, vabbè. Guarda che spettacolo di donna. Diciamo che però c'è sempre di solito chi è pronto a condannare, no? Invece, devo dire la verità, all'hashtag Vieni da me stanno apprezzando... Sì, ma il sentiment del tweet... È cambiato dall'inizio della puntata adesso? È positivo, sì, perché all'inizio c'era qualche tweet, certo. Diciamo, leggermente... non miei amici haters, ma... Non molto carino, e invece mano a mano che Marco... Non molto carino, inerente a lui come personaggio, oppure per la sua storia? Alla sua storia, diciamo, alle confessioni che ha fatto in passato, magari, no? Dei commenti è vero. Poco gradevoli, però mano a mano che si sta dipanando il racconto, stai snocciolando tutto, c'è chi dice addirittura ammettere i propri errori è una cosa da grandi, chapeau. Quindi il sentiment sta migliorando assolutamente, ecco, raccontando. No, ma vedi, perché prima mi piangevo un po' addosso. Adesso, no, nel senso, quando facevo le apparizioni tendevo... ad essere un po' vittima. Non l'ho mai vista, per fortuna. Meno male, ecco, dimenticate che se l'hai vista. Adesso, grazie al cielo, il mio spirito è diverso. Cioè, capito, il mio spirito è il propositivo. E questa è Aurora. Ma Aurora, me la fate vedere in faccia? No, che sei matta, non, no, si farà non mai vuole. Vedere. Lei è la persona più lontana al mondo di queste, da queste cose. Zero. Manco al videocitofono proprio, zero, si copre. E anche al videocitofono è bellissimo. Vedi, giusto un pezzettino, ma già quella è una conquista. Non so come avete fatto... Però è una conquista. Beh, io ho fatto... cioè, siamo riusciti a fare un'altra conquista. Ah, un'altra? Ho avuto il suo numero di telefono. Ci ho messo una cifra io prima, quando... E tu invece... Vabbè, ma io ho una donna, dico scusa. Cioè... Ah. Quindi ho avuto il suo numero di telefono, l'ho contattata e tra un po' ti farò vedere il risultato di questa telefonata che le ho fatto. Così, per metterti un po' di ansia. No, no, ansia ai massimi livelli, ma soprattutto stupore. Perché una che cioè, non parla, non si fa vedere, anche al citofono gli scoccia parlare. Dunque, cioè, capirai alla fine di queste domande al buio, va bene? Va bene. Intanto il LED vuole parlare. Lei ha fatto il segno della croce, bene. Oggi abbiamo anche un sacerdote. Ah, okay. C'è un filmato, prego. Ok. Progetti insieme? Beh, guarda, sì, intanto viviamo insieme da 4 anni e in progetto ci sarebbe di... ci stiamo provando ad avere un figlio anche, insomma, ecco, questo. Mi piacerebbe molto. Il problema non è il suo, perché la sua età è giusta. Sono io che ho sparato troppo a salve e speriamo di riuscire ad arrivare a segno, ecco. No, perché non è che... Il tempo vale solo per la donna, anche per l'uomo, è vecchierello, c'ha 60 anni, eh? No, dai, scusate! La domanda è questa, però. Allora, aspetta, vediamo prima la domanda, così poi dici tutto. Non hai paura che a 60 anni, che 60 anni siano troppi per diventare padre? Ora dici tutto quello che vuoi. Ora, dal video si evince che mi vesto sempre uguale. Sì, veramente, Marco. Ma lo sai perché? No, perché... Compriamo una giacca bianca. No, sfina il nero. Ma guarda che sei magro. Quando tu trovi qualcosa che sfina, te la incolli addosso. Diventa la divisa, diventa. Allora. Sì, un po' di paura mi fa. Però è tanta la voglia di averlo che me ne frego, nel senso, come dice Achille Lauro. Nel senso, sì, perché se tu calcoli bene, quando lui ne avrà 10, nascesse adesso, quando vado a prenderlo a scuola mi dicono chi è, tuo nonno è venuto a prenderti il nonno, cioè però purtroppo... Sperando ancora di ingannare un po' con magari va di tinture come tanti tuoi colleghi. No, che di tinture? L'uomo che si tinge, fermo. Non posso dire quello che penso. L'uomo naturale deve essere. Ma quanti tuoi colleghi si... Dai, adesso così
Questa è un'affermazione l'uomo sbagliata. Deve essere naturale. Donne, l'uomo deve essere naturale. E con la panza? E con la panza. No! Allora, tiro indietro allora. No, va bene naturale, ma con la pancia no, scusate. Non ho capito, ma sono noi donne qui dobbiamo stare tutte perfette. Tiro indietro. Cioè, non dico come Tommaso Rinaldi, perché qui è l'unico che può mettere la maglia bianca. Il nostro dire una cosa, lui comunque non dimostra senza non 60 sai... anni, eh? Eh? Tu non dimostri 60 anni, sembri molto più giovane. Amico, ma... Dicevo, io non sai l'invidia che provo. Perché proprio. Poi è anche intelligente, un bravo ragazzo. Cioè, non è che soltanto... Sì, non è un big gym. No. 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 Grazie, Caterina, no. Sei sempre molto... Ma Francesca come va? Questa... Francesca sta bene. Sta bene. Sta lavorando. Ha trovato la fidanzata finalmente, perché faceva fatica anche lui, penso. Ma non c'è... Fatica? Ho capito, dovevo trovare quella giusta. Fatica cioè... lui? Cioè, io dovevo mettere gli annunci sul giornale. Guarda là. Perché si allena tanto, si sveglia alle 6. Allora, ieri abbiamo fatto un super party, tutta sì. La squadra di Vieni da me sì. Per il mio compleanno che sarà domani, quindi ho detto facciamolo oggi così mi tolgo il pensiero. E andate nelle mie stories, abbiamo ballato, cantato e il ragazzo era tutto sudato. E io ho detto spogliati, no? Non l'avessi mai detto, non sai cosa è successo sul mio Instagram. Senti, si attaccava la catenina. Andate a vedere le mie stories su Instagram, perché tra un po' finiscono. Vabbè, comunque... Sì, comunque, guarda... No, c'è la prossima, sì, basta, però, Marco. Sì, dai. Sì. Quindi, comunque... No, l'affronterei con lo spirito giusto. Ok. Prossima. Ho un messaggio per te. Vuoi ascoltarlo? Sembro quelle lì della telefonia... Mi sento la famosa spada di Damocle sulla testa. Sentiamolo, che ti devo dire? Good times for a change. Ciao amore, so che la mia è l'ultima voce che avresti pensato di sentire in trasmissione. Sai quanto sia riservata e quanto per me sia importante proteggere la nostra intimità. Trovare le parole giuste non è semplice, ma c'è qualcosa che ci tengo a dirti. Quando ci siamo incontrati quasi 4 anni fa, non conoscevo il tuo nome né la tua voce, ma soprattutto non immaginavo che da quel bicchiere di vino sarebbe potuto nascere un amore, anzi ero la donna più lontana dal desiderio di innamorarsi di nuovo. Però da quella sera mi hai dimostrato che esistono storie per cui vale la pena di ricominciare e uomini come te che sanno proteggere e prendersi cura della propria donna, imparando per lei un nuovo modo di amare. Ed è così che in questi anni abbiamo costruito la nostra famiglia, senza mai smettere di tenerci per mano. Per questo quando ti osservo oggi immagino spesso un bimbo con i tuoi lineamenti e i miei occhi, la tua forza e la mia razionalità, a cui dovrai insegnare tutto il tuo coraggio e trasmettere il tuo animo buono. Però, ci sono un paio di dettagli che non devi sottovalutare. Se un giorno avremo un bimbo, ti dovrai rassegnare a farti chiamare papà e non babbo. E soprattutto ad accompagnarlo allo stadio, ma in curva sud e non Fiesole. Che dici, sei pronto? Mamma mia, cioè, questo ci credi? E ti giuro, non te lo dico per scena. È forse uno dei momenti più emozionanti della mia vita, perché cioè, non me l'aspettavo mai che lei parlasse poi in televisione. Te l'ho detto, lei quasi al citofono fa rispondere a me, cioè nel senso, è un bel gesto d'amore, che spero di ricambiare con un altrettanto grande gesto d'amore, perché per lei, tu non lo sai, ma è una cosa proprio fuori dal mondo. No, io lo so. Ah, lo sai? Io lo so. Hai penato, eh? Ecco. No, non abbiamo penato. No, poi ne parlerai anche con Angela, con l'autrice bravissima che ti ha seguito. Sì. No, non abbiamo penato, però ci sono delle persone che fanno più fatica... Perché sì. La riservatezza sì. È uno stato d'animo, è una cosa personale, tu non puoi cioè, capito, obbligare una Guarda, persona, quando... quindi non l'abbiamo obbligata. Certo. Però lei l'ha detto, faccio questa cosa proprio perché lo amo tantissimo. Ciao. Maria, ragazzi, che dichiarazione. Guarda, quando ci siamo conosciuti... Siamo conosciuti a fare un aperitivo. Tanto vediamo l'unica foto che abbiamo sì. Di lei con la nuca bionda. Perché... Di spalle. Sappiamo allora, che è bionda e che ha una bellissima voce.
Eccola là, un pezzettino. Dicevo, quando ci siamo conosciuti, lei mi chiese a un certo punto, perché la gente mi chiedesse gli autografi o volesse i selfie, io gli dissi sono un latitante famoso, gli dissi. Però no, lei non guardava TV, non sentiva radio, con me ha imparato a far questo. Poi è andata su Wikipedia, ha visto chi ero io e voleva scappare poi dopo, perché giustamente gli si è aperto tutto lo score davanti. Però cioè, lei è la persona più lontana al mondo da queste dinamiche, dunque ha fatto un sacrificio immenso. Questo mi costerà tantissimo, però papà, allora, guarda la Fiorentina. Ma cos'è questo atto papà, babbo? A Firenze il papà si chiama Babbo. Papà, lo anche su voi. Questo, Carlo Conti tante volte ha rilasciato delle interviste dicendo mio figlio mi deve chiamare babbo e deve tifare Fiorentina. Quello sì, però nascendo a Roma posso capire la difficoltà di tifare Fiorentina. Vabbè, c'è anche chi tifa Milan, Juve. Sì, però Roma è abbastanza spaccata in due parti. Insomma. Lazio? E Roma. No, ma se tifasse un'altra squadra di cui non faccio i nomi, ma che i colori sono come la vecchia TV in bianco e nero, lo mando in comunità per disintossicarsi. Quello è l'unico veto che gli do. Marco! Scherzo, I miei amici, scherzo, ho un sacco di amici juventini, li prendo sempre in giro perché fra Firenze, sì, per la Fiorentina e la Juve c'è questo... Però ti dico una cosa, che alla fine, credimi... Credimi, perché lo so. Lo so, che tu lo sai. Un però... figlio può tifare quello che vuole perché proprio... Sì, può... Cioè, sei proprio azzerbinato a lui. Sì, porta via il pane di bocca, vero? Ultima velocissima domanda. Però ripetizione da te. Ultima velocissima domanda, vai. Led, vai, l'ultima. C'è una foto? E che è così? Siamo un altro. È velocissima? Sì. Prendi la foto? Bene. Vai, andiamo. Che è questa foto? Andavo a farmi i capelli dal carrozziere, hai visto? Cioè, la cofana che andava in quegli anni là, cioè, a parte anche la camicia clamorosa. Questa era la gloriosa Quinta F di Firenze. Quinta F di Firenze, l'istituto, si può dire, non so se c'è ancora, G puntato Peano. Questa era la mia G classe. Stava per? Giuseppe. No, vabbè. Spero, adesso fate... Baldini ignorante era Giovanni, cioè, perché un altro... No, però... La domanda, caro Led, la domanda dopo aver visto questa foto della Quinta F qual è? Sì. Se oggi potessi parlare con Marco Baldini, 17enne, cosa gli diresti? Molla i cavalli, lasciali perdere. Tutto ciò che è più alto di un cane con quattro zampe scappa, lascia perdere. Poi, un giorno incontrerai un ragazzo siciliano. Non ti fare mandare a quel paese, tienitelo stretto. Dopo qualche anno incontrerai una bellissima ragazza alta del sud che ti dirà vieni da me, vacci e non ti fare cacciare manco da lì. Ecco, quello che direi.